Ma hey, Minecraft, ma non posso mangiare. Mangiare in Minecraft è l'unico modo per rigenerare vita e poter continuamente correre. Sarebbe quindi possibile completare il gioco senza poter fare entrambe queste due cose? Mi sono dato 4 tentativi per completare questa sfida, ma non posso morire. Se muoio, perdo un tentativo e devo ricominciare tutto da capo. Riuscirò nell'impresa? Comunque, siamo ragazzi arrivati ai 10.000 iscritti, cioè wow, veramente... Wow. Però hey, se non ti sei ancora iscritto al canale, ricordati di iscriverti. Non dimenticarti di lasciare un like, perché ti voglio veramente tantissimo bene se lo fai. Questa serie la porto in live su Twitch, primo link in descrizione, e come sempre, enjoy. Innanzitutto, prima di cominciare il video, so già che qualcuno si chiederà: ma senza mangiare non muori in Minecraft? E la risposta è sì. Dopo che non hai mangiato a lungo tempo, la tua vita inizierà piano piano a scendere fino a quando non morirai. Tuttavia, se la difficoltà di Minecraft viene impostata su easy, questo non avviene e la vita si ferma a metà. E beh, questo è quello che ho fatto. Il mio primo tentativo è iniziato in un modo curioso. Si parte! Allora, siamo spawnati. Mi godo questi primi secondi di sprint incredibile e me la godo proprio. Allora ragazzi, siamo spawnati sulla costa di un deserto e siamo vicini all'oceano, quindi andiamo verso la barca, perché tanto dall'altra parte c'è deserto e mesa, quindi due biomi più deserti del mondo. Speriamo di trovare del ferro in queste barche. Sarebbe comodo, perché col ferro, raga, posso costruire una pressure plate magari e posso respirare sott'acqua per prendermi il legno stesso della barca. Ok, ok, tanto ferro, buono, 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 tanto ferro. Io mi faccio una pressure plate, come vi dicevo, grazie a questo ferro. E adesso posso andare a respirare sott'acqua qui. Cerchiamo di non perdere vita. Non perdere vita, N, non perdere vita. Ok, perché tutta la vita che perdo probabilmente non la posso più rigenerare. Poi mi faccio tutti gli utensili. Mi faccio accetta, pala, piccone, secchio. E siamo decisamente a posto come inizio. Come inizio non potevo desiderare di meglio. Navigando nell'oceano ho persino trovato un villaggio dal quale sono riuscito a rimediare un paio di pezzi di armatura in ferro. Ero quindi già pronto per entrare nel Nether, tuttavia. No ragazzi, è iniziata ufficialmente la challenge, non posso più sprintare. Come era previsto, dopo i primi minuti di gioco iniziavo a trovare le prime difficoltà. Comunque ho cercato una pozza di lava per entrare nel Nether e proprio quando credevo di dover andare in caverna per trovarne una, aspetta, portale rovinato. Pozza di lava, bene, esattamente quando ho deciso di andare in caverna mi risparmi questa fatica. Grazie, grazie, grazie davvero. Occhio ai blocchi di magma, che non voglio prendere danno. Scusa, ma questo portale è quasi completabile. Ok, posso completare il portale qua proprio. Che basta che faccio così. Olè. Signori, possiamo entrare nel Nether e direi di entrare. Allora, adesso arriva la parte probabilmente più difficile. Va bene, siamo nel Nether. Allora, là ci sono dei funghi che non mi interessano, vero? Che ragionamenti stai facendo? Bene, andiamo in esplorazione. Stranamente non vedo niente, che è un po' strano essendo tutto così aperto. Forse quello è un bastione, però. Mi sa che ho visto un bastione. Eccolo! Bene, bene. Abbiamo trovato bastione e fortezza attaccati. Grande. Comunque sto pensando che se mi avvicino ai piglin, questi mi distruggono, perché io non posso. Cioè sono veloce come loro. Sono veloce come un piglin in questo momento. Quindi avere armatura in oro è una buona cosa per prevenire questo accadimento. Quindi mi faccio l'elmetto. Allora ragazzi, abbiamo una cosciotta e mezza. A breve arriverà quel momento in cui arriveremo a metà vita. Allora, aspetta, è vero che ci sono anche i bruti, me ne stavo quasi dimenticando. Eccolo lì amico, vieni, vieni. Vieni qui, vieni qui. Sì. Ecco, muori adesso. Ok, morto, finalmente. Sono tranquillo, sono a posto. Adesso posso prendermi questi blocchi d'oro, in teoria in tutta tranquillità. E così è stato, ho preso tutti i blocchi d'oro senza problemi e molto tranquillamente. Poi ho scambiato quest'oro con i piglin, sperando di ottenere enderpearl e fire resistance. E a conti fatti ho ottenuto un sacco di fire resistance, ma solo 4 enderpearl. Diciamo che ci accontentiamo ragazzi, 4 perle è meglio di niente. Ora, a questo punto non so se andare alla fortezza direttamente oppure andare a cercarmi un altro bastione. Voi cosa dite? La fortezza è qua attaccata, meglio andarci adesso. Che tanto le fire resistance ce le ho, quindi andiamo a questa fortezza. Cos'è? Ah, oddio, è la fame. Bene, da adesso in poi ci si ferma così, a 5 cuori, ragazzi. Allora, adesso proverò a usare un po' il crossbow per non rischiare troppo. Ok, mi avvicino anche un po', tanto da fare resistance, quindi sono bello tranquillo. Anche se devo ricordarmi che se mi spawnano in faccia, quel danno che mi fanno io non lo posso più rigenerare. Quindi stargli lontano è una cosa buona. No, perché? Perché ti avvicini? Sei proprio scemo, l'ho realizzato mentre lo stavo facendo. Affrontare i Blaze non è stato particolarmente difficile, avendo appunto la Fire Resistance. Seppur con qualche danno sono riuscito a prendere tutte quante le Blaze Rod e sono andato via dalla fortezza. Ma proprio quando iniziavo a convincermi che questo primo tentativo fosse già il tentativo vincente... Tanto la Crango... No, no, via, via, no, 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 manda dove arrivi?
Ma no, via, via, via. Non ci posso, non sapevo che cavolo. Non fa, ho panicato troppo. Non ci credo, raga, ho panicato troppo. Ma da dove arrivava questo? Già, è sempre così. Appena credi di aver vinto, il gioco ti smentisce subito. Ma poco importava. Avevo ancora 3 tentativi a disposizione, quindi senza deprimermi troppo, mi sono messo a fare subito il secondo. Ho creato subito un nuovo mondo e l'inizio è stato bellissimo. Sì, una pozza di lava attaccata dove sono spawnato. Let's go. Grande, grande. Oh, posso correre, che bello. Posso correre, lì c'è una barca. Una barca di quella con i minerali, con il ferro. Bellissimo, bellissimo. Cioè, sono già nel Nether. Sono già dentro il Nether, raga. È l'inizio migliore della vita. Ti prego, devi darmi 18 pezzi di ferro. 18 pezzi. 16, vabbè, 16 va bene uguale. E facendo esattamente le stesse cose del tentativo precedente, in un batter d'occhio ero nel Nether. Bastione, ti prego, fammi spawnare dentro un bastione. Oh, visto un bastione, raga. C'è dell'oro che posso prendere per farmi l'armatura? Sì, ma devo ammazzare questo piglin. Esattamente come nel tentativo precedente, ho ammassato i bruti con la lava e ho preso i blocchi d'oro per poi scambiarli con i piglin. Mentre i piglin scambiavano, però, ho avuto anche a che fare con altri bruti. Come mi ha evitato? Un professionista. C'è troppa ansia. Ah, ma come? Ma che hackeri! Ma dai, adesso 3 cuori! Ma mi hai colpito attraverso i blocchi, non puoi colpirmi da qua. Che c'hai? L'accetta Bluetooth c'hai. In compenso però ho trovato un sacco di ossidiana nel bastione, ho ricevuto tutte le perle di cui avevo bisogno e anche le Fire Resistance. Di nuovo sono andato nella fortezza e ho provato ad ammazzare qualche blaze. Appena mi danno tutte le blaze, ragazzi, esco dal Nether, eh. Oh, ho sbagliato a piazzare l'ossidiana. No! Oh, ti prego, meno male. Let's go. Un'ottava? Ok, 8 blazer addirittura, buono. Esco dal Nether. Ti prego, non è notte, dimmi che non è notte. Ok, ottimo! E in questo secondo tentativo sono uscito finalmente dal Nether. A questo punto mi si poneva un quesito. Come ammazzare l'Ender Dragon? Ammazzarlo tramite l'esplosione dei letti era fuori discussione. Potevo quindi distruggere tutti i cristalli e ammazzare il drago a mano, però non avevo abbastanza frecce. Con l'aiuto della chat abbiamo quindi pensato alle palle di neve. Facili da prendere e utilissime per distruggere tutti i cristalli. E fortunatamente la neve l'abbiamo trovata istantaneamente. Una volta fatto ciò rimaneva solo da dirigermi verso la Stronghold. Utilizzando gli occhi dell'End come guida ho quindi viaggiato per tanti blocchi e alla fine ho finalmente trovato la Stronghold. Ok, trovato. Adesso raga, col cavolo che io scavo giù dritto per dritto, scaverò un tunnel da 2. Ah, sott'acqua. Lo ammetto, questo sbaglio, a differenza del primo, è veramente imperdonabile, perché ho infranto la regola più importante di Minecraft, ovvero il non scavarsi sotto i piedi, e beh, sono morto per questo. Ma di nuovo, avevo ancora altri tentativi davanti, quindi ho iniziato a farmi discorsi motivazionali e ho iniziato il terzo tentativo. Va bene, terzo tentativo, si va avanti, fa niente, un vero epic gamer si riconosce, perché la challenge la completa non al primo tentativo, non al secondo, ma quando vuole lui. Allora, dove sono spawnato? Sono spawnato in una foresta, buono, tutto lì. Legno di cui ho bisogno. E ragazzi, una barca! Molto bene. E già questo inizio è buono. Di nuovo, come una sorta di benedizione, in questo terzo tentativo ho usato tutto il ferro trovato in una barca per farmi tutti gli utensili, ma a differenza dei primi due, questa volta, per trovare una pozza di lava, sono andato in caverna. Grazie a ciò ho persino trovato qualche diamante qua e là. E ad un certo punto ho corso qualche rischio. Pausa. Come al solito vediamo quanta gente è arrivata a questo punto del video. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta con MLG. Vi lascio al video. Nonostante questo MLG mi avesse salvato dal prendere un sacco di danno, ci hanno pensato i mob a ridurmi parecchio la vita. Almeno ho trovato qualche altra vena di diamante in giro, quindi qualche diamante sono riuscito ad accumularlo. Successivamente ho trovato finalmente la lava e di nuovo, per la terza volta, sono entrato nel Nether. Ho un'idea. 3 zappe. Per non rendere questo video troppo lungo, vi risparmio il Nether. È andato esattamente come tutti gli altri tentativi. Ho preso il mio oro, l'ho scambiato con i piglin, ho ottenuto Ender per le Fire Resistance, dopodiché sono andato nella fortezza e ho ammazzato i Blaze. Ho preso purtroppo qualche danno qua e là. Non ci credo. Non credevo di prendere una caduta da qua. Quanti blocchi sono? 5. Credo fossero di meno. Ma tutto sommato me la sono cavata abbastanza bene e come nel secondo tentativo sono uscito dal Nether con 3 cuori. Una volta tornato nell'Overworld sono andato nella direzione della Stronghold e nel frattempo ne ho approfittato anche per prendere le solite palle di neve. Infine, esattamente come nel secondo tentativo, ho trovato il punto preciso della Stronghold e ho scavato sotto, stando bene attento a non far cavolate questa volta. Ho infine trovato la Stronghold e mi rimaneva solo l'ultima parte di questa sfida. Allora, concentrazione adesso. Troviamo la stanza del portale.
Oddio, già trovata. Che fortuna, l'ho trovata subito. Va bene, ragazzi, siamo arrivati finalmente all'end. Riuscirà il nostro ennesimo a completare Minecraft, ma non posso mangiare? Via. Mi serve lo scudo? No, mi dà solo fastidio lo scudo. Potrei ripararmi dagli Enderman, ma mi dà solo fastidio lo scudo, raga. Guardate, guardate come lo prendo. Mamma mia, un cecchino di palle di neve, veramente. Non so se ci arrivo là in alto. Sì, ci sono arrivato. Ma raga, ma ho appena realizzato, ma quelle nelle gabbie le riesco a prendere? Oh, il drago sta scendendo. Ti prego, non sbalzarmi via. Ok, il drago scende, io sono qua tranquillo. Ti faccio un po' di danno se vuoi, guarda. Intanto inizio a divertirmi così. Dai, Mizzica, è la più bassa, non la riesco a prendere. E riesco ad arrivarci quelle lì in alto. Presa, let's go. Presa, mamma mia. Devo tirare tipo proprio col giusto tempismo. Sì, mamma mia. Forte, forte il ragazzo. Oh, le ho distrutte tutte forse, raga, eh. Vediamo, ne manca una, dite. No, non sta rigenerando, non sta rigenerando. Ok, è momento di solo andare di accetta e di ammazzarlo di accetta, allora. Ok, lui se ne va. Gli faccio danno con le palle di neve? Dai, 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 se non guardo un Enderman, se non mi sbalzi in aria, se non mi prendi con una palla di fuoco, se non faccio cavolate, ho vinto. Dai. E signori? No, ok, un altro giro, un altro rischio. E signori? A meno che c'è un Enderman che si mette in mezzo. Completare Minecraft, ma non posso mangiare. Signori, ce l'abbiamo fatta. Let's go. Oh, terzo tentativo, dai. Terzo tentativo di 4. È stato veramente faticoso, ma ce l'abbiamo fatta.